Non posso non cominciare chiedendoti, visto che per te è una gara particolare, se hai sensazioni particolari per come è andata 2 stagioni fa e se magari a differenza di quello che è successo a Caserta e anche a Teramo quest'anno, a Cubi invece non hanno avuto la pazienza di aspettarti. Guarda Ania, ti dico la verità, sinceramente non nutro nessun tipo di rabbia, vendetta, cioè sono emozioni che non mi appartengono, nel senso che è chiaro che quando intraprendi questo percorso in questa professione, sai che ormai l'esonero per noi allenatori è, se non lo hai nel curriculum, diventi quasi. No, non sei un allenatore, quindi dobbiamo imparare a conviverci ed è stato un momento, è stata la mia prima esperienza nei professionisti e, insomma, è stato un momento molto formativo per me e quindi però detto questo io là sono stato poco, ma ho conosciuto anche tante persone che tuttora mi vogliono bene, abbiamo stretta amicizia, quindi è per me una partita come tutte le altre. Anzi, il presidente Notari e il direttore Pannacci sono stati i primi che hanno creduto in me e al di là di come è finita, però io a loro sarò sempre riconoscente. Mister, buongiorno. Buongiorno. Dopo Lucchese, dopo Lucca, Viterbese e Pistoia, questa è per tipicità dell'avversario la gara delle quattro, forse un po' più diversa rispetto alle altre tre, perché probabilmente ci sarà una squadra che vorrà un po' di più il pallino del gioco rispetto alle ultime tre che avete affrontato, o sbaglio? Diciamo che affrontiamo una squadra che è costruita per i vertici della classifica e quello al di là di quello che viene detto in giro, ma quando una squadra acquista giocatori del calibro di Fantacci, Sarau, Migliorini, Boulevardi, Cittadino, questo la dice lunga su quelle che sono le ambizioni di questa società. Affrontiamo una squadra che è il terzo anno con lo stesso allenatore, quindi può dare seguito alla propria metodologia di lavoro, alle proprie idee di gioco e quindi è partita. Non è casuale che le squadre che hanno iniziato con l'allenatore che avevano già nelle stagioni scorse stanno facendo bene. Guardate anche l'Ancona Matelica, perché partono avvantaggiati rispetto alle squadre che riniziano da zero in termini sia di calciatori che di guida tecnica. E quindi è una partita estremamente complicata. Affronteremo una squadra che come valore fisico e valore tecnico è una squadra estremamente importante, tra le migliori del girone, ed è per noi un bel test per capire a che punto siamo. È chiaro che noi abbiamo già affrontato squadre di grande blasone, con ambizioni di vertici della classifica, abbiamo fatto molto bene in termini di prestazione. Qualche volta siamo usciti sconfitti in maniera immeritata, come a Chiavari, qualche altra volta, come Modena e Siena, siamo riusciti a fare un risultato positivo, anche se era un pareggio. È chiaro che noi vogliamo continuare a vedere i nostri miglioramenti e cercheremo di fare una partita coraggiosa, di grande personalità, cercando di mettere in difficoltà una squadra importante. Mister, buongiorno. Buongiorno. Ti voglio chiedere intanto un po' un quadro della situazione sugli indisponibili. Birligea come sta? Cucurullo se lo convochi e se Soprano è convocato, è recuperato? Allora, non saranno convocati Rosso. Non sarà convocato Chiari Amateng e Trasciani che ancora hanno bisogno di tempo per recuperare dalle microfratture che hanno. E Cucurullo a scopo precauzionale lo valuteremo fino all'ultimo secondo della partita, anche se non è niente di grave. Però dobbiamo tenere di conto che andremo davanti a 3 partite in una settimana e quindi non dobbiamo assolutamente perdere nessun giocatore. Birligea è regolarmente in campo, è convocato, e Soprano è regolarmente convocato,
E Mungo è a tutti gli effetti del gruppo, ha svolto tutte le sedute col gruppo. Mister, buongiorno. Allora, sul fronte formazione, come crede di sostituire Rosso nel reparto avanzato? Un'ipotesi potrebbe essere il lancio dal primo minuto di Didio, oppure per esempio avanzare Bois su quella fascia, o addirittura far giocare dal primo minuto Birligea, che però non mi sembra stia benissimo. Ah, sono tutte situazioni, quelle che ha elencato sono tutte delle possibilità veritiere. Te ne do anche un'altra, c'è anche la possibilità di alzare Mungo in quella zona di campo, quindi vediamo un attimo, continueremo ad analizzare anche in base alla strategia di come vorremmo iniziare la partita, decideremo quale caratteristica migliore possa essere tra tutte quelle che abbiamo menzionato, però sono tutte possibilità che ci possono stare. Mister, mi fotografi un po' questa fase del campionato per il Teramo, che ha passato settimane brutte psicologicamente e che corre forse il rischio di sentirsi squadra arrivata? No. Se ci sentiamo squadra arrivata, Walter, vuol dire che io, il mio staff e la società abbiamo commesso degli errori clamorosi. Cioè, non può esistere sentirsi appagati. Appagati di cosa? Cioè, noi sappiamo che abbiamo iniziato un percorso a fine luglio, questo percorso ci ha fatto intraprendere le prime partite giocando molto bene, però non arrivando a risultati. Ora siamo riusciti a fare anche delle partite tra virgolette più sporche e arrivare anche a delle vittorie. Noi sappiamo che la strada è questa. Però è chiaro che sulla strada, anche se è quella giusta, non ti puoi fermare, perché sennò rischi di essere investito. Dobbiamo continuare a correre forte, con la testa bassa, consapevoli dei momenti difficili che abbiamo vissuto e delle cose buone che abbiamo fatto. Se ci si dimenticasse di tutto questo, vorrebbe dire che non saremmo intelligenti. A partire da me, a partire dallo staff, a partire dalla società, questo tipo di messaggio non può esistere. Cioè, chi lo commette sicuramente dovrà prendersi delle responsabilità. È l'unico errore che non tolle. Mister, buongiorno. No, scusa, Matteo. No, vai tranquillo. Mister, buongiorno. Hai avuto modo di vedere, ovviamente, attraverso i video, tutte le gare del Gubbio, che ha un andamento diverso tra gare casalinghe e esterne, anche se fuori casa ha imposto il pareggio su campi comunque difficili. Hai capito, hai cercato di capire, oppure sei riuscito a capire il motivo? Magari fuori hanno una diversa impostazione di gioco. No, è vero anche che in trasferta hanno giocato con squadre estremamente importanti come Reggiana, come Cesena, quindi insomma riuscire a pareggiare dà proprio la sensazione del termometro del valore di questa squadra che andremo ad affrontare domani. È una squadra importante. Squadra importante che poi in ogni partita in trasferta poteva anche aver vinto, quindi poteva aver subito anche gol, ma lo poteva aver anche fatto, quindi sappiamo che sarà una partita estremamente complicata. Loro vengono da un risultato estremamente positivo, anche a Olbia hanno perso, e forse è stata la partita in cui anche il mister stesso li ha messi davanti alle proprie responsabilità in conferenza. Forse è stata la partita dove hanno un po', tra virgolette, non lo so, snobbato un po' l'avversario, e Olbia è un campo difficilissimo, sono usciti sconfitti, hanno reagito in maniera molto importante vincendo 3-0 l'ultima partita, giocando un'ottima gara, quindi insomma è una partita difficile, al di là della sconfitta che è nata ad Olbia, ed è un inciampo di percorso che tutte le società e tutte le squadre possono avere. È una squadra che ha reagito subito, immediatamente, e nelle precedenti partite aveva pareggiato facendo partita con la Reggiana, ha pareggiato facendo partita col Cesena. Insomma, sappiamo che domani è una partita di alto livello di coefficiente di difficoltà. Ora sì,
Okay. Ti volevo chiedere, mister, se uno dei prossimi step del Teramo potrebbe essere quello di trovare magari qualcuno stabilmente che trovi la via del gol, nel senso un punto di riferimento in tal senso che possa essere Rosso, Bernardotto, insomma, per citare sempre lui, anche Malotti o una delle mezzali, cioè per compiere magari uno step in avanti anche dal punto di vista della classifica c'è bisogno di un punto di riferimento un po' più stabile. Ma Ania, ti dico la verità, secondo me no. Anzi, io penso che se una squadra riesce ad andare in gol con più giocatori, forse vuol dire che ha più imprevedibilità, piuttosto che di squadre che hanno magari un attaccante che fa 20 gol, però magari con gli altri giocatori segnano pochissimo, quindi vorrebbe dire che in quel caso, se limiti quel giocatore lì, che è il protagonista assoluto della fase conclusiva dell'azione, molto probabilmente gli ha tagliato il 90% delle soluzioni d'attacco. Quindi io spero, anzi, che cominciamo ad andare in gol con più giocatori. Lo stiamo cominciando a fare, ha fatto gol a Rigoni, ha fatto gol Viero, ha fatto gol Cucurullo, ma mi aspetto gol dall'attaccante, dall'esterno, dai difensori, perché anche i difensori e i terzini devono cominciare ad andare a chiudere l'azione con violenza, anche perché, dico questo, perché hanno sempre avuto delle ghiotte possibilità di andare a segno. Quindi mi aspetto che diventiamo un po' una multinazionale, tra virgolette, del gol, andando a segno con più giocatori. Mister, io invece volevo chiederti una curiosità, se per caratteristiche un po' il Gubbio può essere somigliante a voi, almeno nell'interpretazione, oltre che nel sistema di gioco, e se i due esterni d'attacco vanno più aggrediti con i vostri terzini, oppure se avete pensato qualcosa un po' per contenerli. Ecco, queste due considerazioni. Perché mi sembra il Gubbio è una squadra per sistema di gioco e anche per interpretazione delle mezze ali, del mediano davanti alla difesa, assimilabile, poi con valori tecnici differenti magari, però abbastanza assimilabile a voi. Sì, diciamo che giocano 4-3-3, hanno attaccanti esterni molto abili tecnicamente, sono stati molto abili e bravi nell'andare a scovare in Serie D Arena, che è un giocatore che mi è piaciuto tantissimo vedendo le partite, è un giocatore abile nell'uno contro uno, un giocatore che sa scambiare, un giocatore che sa interpretare più spazi, quindi un giocatore che a me come interpretazione del gioco mi piace molto. Senza dimenticare che nell'ultimo periodo hanno avuto Fantacci, che è un giocatore di grande spessore, e le mezzale sono giocatori di grandissimo livello, perché sia Sainz Maza che Boulevardi hanno gol da fuori, hanno inserimento, hanno dinamismo. Cittadino è un play che già l'anno scorso fece 6-7 gol, mi sembra, Bisceglie, quindi è un giocatore estremamente importante. È sicuramente una squadra che, tra virgolette, ci può assomigliare come idea, come interpreti. È una squadra molto, molto complicata da affrontare. Chiaramente gli esterni, se gli dai campo, gli dai tempo e spazio per pensare, sono giocatori abilissimi nell'uno contro uno, ci possono creare veramente delle grandi difficoltà. Mister, ti voglio chiedere, a proposito della coppia centrale giovanissima Bellucci-Piacentini, che sta facendo bene, se con il recupero di Soprano, la presenza di Bellucci, insomma, anche per le prestazioni positive che sta facendo, è uno di quei giocatori che ti metterà sempre in difficoltà da qui in avanti nelle scelte, proprio per le risposte che ti ha dato. Bellucci, come tutti gli altri, chi riesce a giocare come ha fatto Bellucci mi metterà in difficoltà ogni settimana, quotidianamente, perché Bellucci è un ragazzo che fino ad ora non aveva avuto spazio, ma come vi ho già detto più volte, era un ragazzo che si è sempre allenato con grandissima concentrazione e con grande fama e con grande voglia di migliorare e di dimostrare. Ha avuto la possibilità, ha risposto presente, io non posso essere insensibile a questo. Quindi Bellucci si gioca la maglia da titolare. Se continua a giocare così, è normale che si giochi la maglia da titolare tutte le settimane. Mister, il Teramo
è una squadra che sta prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi, delle proprie capacità, e grazie al suo grande lavoro che la squadra si sta amalgamando sempre di più. Allora le chiedo, quindi, come in chiave tecnico-tattica, come da leggere la gara di domani contro il Gubbio? Cosa teme maggiormente? Non ho capito cosa temo maggiormente. Cosa teme maggiormente del Gubbio? Ma diciamo che il Gubbio ha molte armi per fare male agli avversari, perché se attaccano spazi corti sono abili nell'uno contro uno, hanno mezzali di inserimento, hanno centrocampisti che hanno grande facilità di calcio da fuori, hanno fatto 4-5 gol da fuori area, hanno soluzioni sulle palle native e quindi sono estremamente pericolosi. Se hanno campo da attaccare, hanno giocatori di gamba, di forza, di velocità, quindi è una squadra dove sappiamo che se non riusciremo a giocare mantenendo le distanze, aiutandoci l'uno con l'altro, difendendo e attaccando come blocco squadra e non come singoli, è chiaro che ci sono tante situazioni in cui loro ci potrebbero creare delle grandi difficoltà. Questa partita penso che sarà determinante l'atteggiamento, l'intensità, perché dovremo essere bravi a tenere la palla chiusa e quindi a coprire sempre questa palla, e chiaramente per fare questo serve grande concentrazione, soprattutto grande condizione, e quindi mai come in questa partita penso che i cambi reciteranno veramente sarà un'arma importante per la gara, per non far scadere sia la qualità del gioco ma soprattutto l'aggressività della squadra. È una squadra che se non riesci a scatenare aggressività e diventi passivo, sanno farti male in qualsiasi momento. Mister, normalmente quando si affrontano due squadre dal livello tecnico diverse, la squadra più forte cerca di fare la partita per vincerla. Noi non le abbiamo queste caratteristiche tattiche che ci consentono di aspettare un po' e ripartire, considerando che abbiamo degli esterni molto veloci. E le chiedo con l'occasione di Dio, se è un giocatore pronto teoricamente per entrare nell'11 o a gara in corso. No, ma noi Walter le abbiamo queste caratteristiche, anche nel secondo tempo di Pistoia abbiamo scelto di difenderci più bassi per poi andare negli spazi. È una soluzione, noi dobbiamo essere bravi sia a difendere nella metà campo avversaria e a difendere anche in posizione più bassa, perché sennò saremmo una squadra limitata. Quindi è chiaro che quando una squadra è estremamente giovane, è chiaro che se difendi dentro l'area di rigore nostra, poi è più facile magari commettere l'ingenuità, perché magari in una situazione di caos, tra virgolette, magari il giovane ha una lettura ancora immatura. E quindi il giovane è molto forte, si sente protagonista quando cerca di andare e di correre in avanti, allora lì sprigiona un po' l'entusiasmo e la spavalderia che caratterizzano i giovani. È chiaro che noi questa maturazione la dobbiamo fare nel tempo, però in questo momento non so se saremmo in grado di preparare una partita e dire stiamo bassi e colpiamo, perché secondo me portandoceli in casa in questo momento è più facile essere colpiti piuttosto che colpire. Però dobbiamo assolutamente arrivarci, ripeto, perché se no saremmo una squadra limitata, però questo serve un po' di tempo. Di Dio si è allenato molto 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 bene questa settimana. Chiaramente lui con Andreca, con Montaperto venivano arrivando l'ultimo giorno di mercato, ma non avevano avuto la possibilità di svolgere preparazione con i club d'appartenenza, quindi sono stati tantissimo tempo fermi e si sono allenati da soli. Sono arrivati con una grande carenza di condizione fisica nell'ultimo periodo, stavano praticamente rincorrendo la condizione migliore, rincorrendo il gap che li distanziava dai propri compagni. Diciamo che ora Di Dio comincia a star bene.
comincia a star bene e questa settimana ha fatto veramente bene. Quindi può essere un'arma sia da titolare che in corso, dipende un po' dalla scelta che faremo.